tutti e ben trovati nell'angolo verde di Angela, oggi per un nuovo video della playlist SOS Angolo Verde. Ma prima la sigla. Quest'oggi voglio fare un video sul cinipide del castagno. Ora, probabilmente molti di voi neanche lo sapranno, e a dir la verità, sconoscevo il suo nome fino a pochissimo tempo fa. Come tutti ben sapete, io abito in campagna e vicino dove abito io ci sono parecchi boschi di castagne. Da qualche anno a questa parte notavo che le foglie del castagno avevano una forma particolare. A dir la verità, all'inizio non ci facevo tanto caso. Pensavo una qualche patologia di poco conto, magari un repentino cambio di temperatura che aveva fatto seccare i rami, anche perché le notavo con molta sporadicità. Man mano però, durante gli anni, ho notato che questi rami con questo rigonfiamento in cima andavano aumentando, e così mi sono un po' documentata e ho scoperto che si tratta del cinipide del castagno. Questo insetto è originario della Cina e si sono notati i primi avvistamenti in Europa e anche in Italia intorno al 2002, solo che all'inizio erano talmente sporadici che non hanno tenuto conto di questi insetti. Via via, purtroppo, sono andati aumentando, fino a quando, ahimè, sono diventati dei veri e propri problemi. Questo insetto assomiglia a una piccola vespa, è dal corpo nero e dalle zampe gialle. È un insetto che si riproduce senza fecondazione, ossia le femmine, una volta che fuoriescono dalla galla che si viene a creare nella gemma del castagno, sono delle femmine adulte che, una volta uscite, vanno a depositare in altre gemme le loro uova. Uova che si sviluppano in circa 30 giorni. Rimangono lì per tutto l'inverno e fino alla primavera successiva, quando le gemme del castagno cominceranno a ingrossare e quelle cominceranno a loro volta a svilupparsi e nutrirsi della gemma del castagno stesso. Di conseguenza si viene a creare una sorta di rigonfiamento, appunto chiamato galla, dentro il quale si sviluppa appunto questo insetto, che sarà femmina e, una volta fuoriuscito, ripeterà il ciclo andando a cercare altre gemme su cui andare a depositare le proprie uova. Quindi, come avete capito e come appunto ho capito pure io, è una sorta di problema abbastanza serio, perché nel momento in cui un insetto è autofecondante, a quel punto è difficile da poter contrastare. Ho visto che ci sono stati parecchi studi per cercare di contrastare questo insetto, perché, come appunto avete capito, non è facile da poter debellare, né tantomeno possono essere usati sistemi drastici come insetticidi. In un bosco sarebbe impensabile, perché ne verrebbe fuori lo sterminio dell'ecosistema del bosco stesso. Quindi hanno trovato quindi hanno studiato su un antagonista di questo stesso insetto. È sempre originario della Cina e ha una caratteristica: l'insetto adulto va a depositare le proprie uova nella galla dove il cinipide ha depositato le proprie uova e si va a nutrire di quelle stesse larve. Quindi, diciamo, si viene a interrompere questo ciclo. Ovviamente, come ho capito, è un qualcosa di molto complicato e molto dispendioso. E questo studio viene fatto
in una parte del nord Italia in cui viene, diciamo, allevato questo insetto antagonista, che poi verrà liberato dove c'è maggior problematica con il cinipide. Questo, diciamo, è il sunto su questa patologia che io avevo notato nei castagneti della zona etnea e a cui non sapevo dare nome. E io ho cercato appunto di fare un video, ho girato un po' nei boschi della zona per tirare fuori delle immagini che testimoniano la presenza del cinipide del castagno anche nella zona etnea dove abito io. Con questo video io vorrei tanto che qualcuno competente potesse magari intervenire un po' dalle mie parti, perché credetemi, nel giro di qualche anno ho notato veramente i castagneti via via sempre più decimati. Come sempre io vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici e soprattutto nei commenti descrivetemi se anche dalle vostre parti avete notato una cosa del genere, perché solamente con le nostre testimonianze possiamo fare in modo che arrivino alle autorità competenti giuste. A questo punto a me non rimane che salutarvi e, come dico sempre alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti.